Ciao Toto Ventilatori, bentornati sul mio canale. Oggi vediamo una piattaforma di investimento, ok? Io non sono un consulente finanziario, quindi tutto quello che vedrete in questo video è solamente a scopo didattico, informativo. Allora, investire ragazzi è importante perché così mettete da parte i soldi e fate un bel gruzzolo senza lasciarli a marcire da qualche parte, ok? Perché con l'inflazione poi perdono di valore, quindi è importante investirli. Qual è la cosa più sicura su cui investirli? Probabilmente gli ETF tipo Standard & Poor's 500 oppure il Nasdaq, che sono dei cestini, dei panieri di azioni, ok, delle più grandi aziende mondiali americane, diciamo, e crescono ogni anno, in teoria dovrebbero continuare ad andare. Oggi sono qui per parlarvi di un'alternativa a questi metodi di investimento, che sono quelli classici, che possono essere, come abbiamo detto, le azioni, oppure l'investimento immobiliare, gli orologi, i francobolli, non lo so, l'oro. Allora, il sito che volevo proporvi si chiama Quantloop, ok, link in descrizione. E cosa fa questo sito? Io come l'ho conosciuto? L'ho conosciuto nella pubblicità, ok? Me la sono beccata su Gmail e vabbè, ero molto diffidente, ovviamente l'ho provata, ora è da un paio d'anni, mi sa che la uso, sempre trovata in maniera perfetta, sempre eccelsissima, è un problema. Quindi mi sento di consigliarla anche a voi. Allora, come vedete, questo è il sito. Cosa fanno loro? In pratica fanno prestiti, ok? Prendono i vostri soldi e li prestano a qualcun altro, offrendovi poi il tasso di interesse, ok? Vi ridanno indietro i soldi con il tasso di interesse, che può essere abbastanza alto. Per esempio, qua c'è il 14% annuo. Ok, questo è un esempio, io lo tengo più basso. Ora, non si sa in cosa a chi li prestino questi soldi, perché ovviamente se si sapesse, un privato andrebbe direttamente da quello che ha bisogno dei soldi e quindi la piattaforma non cesserebbe di avere senso se si sapesse a chi li presterebbero, almeno questa è la mia idea. Poi è vero che non sono molto trasparenti ed è uno dei più grandi punti di domanda di questo servizio. Comunque, voi potete investire anche solo un euro e vedere intanto che funziona, ok? Allora, intanto fate il login, ok? Dovete crearvi l'account, comunque col link in descrizione riuscite a farlo. Il login è molto facile perché potete accedere con Google. Quindi, track, si accede con Google, molto easy. Qui ci sono le informazioni del mio saldo, il profitto che ho fatto finora, che è il 4,97% annuo, quanto ho guadagnato questo mese, 3,77, quanto mi sarà pagato il 15 luglio, cioè sempre 3,77. E qui le informazioni per ricaricare il mio saldo, quindi a chi fare il bonifico. Semplicemente per ricaricare il saldo si fa un bonifico in euro a questo indirizzo, mettendo questa causale. Ok, questa deve essere la causale, altrimenti non sanno come associare il bonifico che arriva all'account Quantloop. Ora, poi qui sotto c'è il passaggio alla modalità guadagno. Qual è la differenza? C'è la modalità risparmio e la modalità guadagno. Modalità guadagno significa che ogni mese i soldi ve li mandano con un bonifico alla vostra banca. Modalità risparmio, che è quella che sto facendo io, gli interessi maturati ogni mese vengono reinvestiti, ok? Quindi il reinvestimento non è ogni singolo giorno, anche se i soldi vi arrivano sul conto ogni singolo, cioè no, vabbè, non vi arrivano sul conto, però vedete che si aggiunge. E dopo lo vediamo, è più sotto. Però ogni mese vengono reinvestiti. Ok, qua possiamo scegliere come impostare il portafoglio. Quindi piano a basso rischio, piano a medio rischio, piano ad alto rischio. Come vedete, io ho messo a basso rischio e a medio rischio, 0 ad alto rischio. Ovviamente ero partito con il piano a basso rischio al minimo, che ci dà tipo il 5% annuo. E poi sono cresciuto perché ho visto che la piattaforma era affidabile. Poi, sinceramente, se voi alzate a manetta, comunque vi danno tutti i soldi. Quindi potrei alzare a manetta perché non lo faccio così, perché non mi va. Poi, cosa molto importante, gestione del saldo. Se voi volete che vi ridiano i soldi, ok, scrivete qua i soldi che li volete indietro, tipo 23, e premete prelevamento in denaro e domani loro fanno il bonifico, ok? Letteralmente domani loro fanno il bonifico. Il giorno dopo che voi fate la richiesta fanno il bonifico. Poi vi arriva con i tempi del bonifico, però ve lo fanno il giorno dopo. Quindi, se voi, cioè, è molto comodo perché avete un controllo molto veloce sui soldi che avete, ok? Se, che questa cosa di solito è prerogativa delle cripto, non tanto delle valute fiat tradizionali. Quindi funziona in euro.
È facile versare, è facile prelevare ed è molto semplice da usare perché alla fine impostate quello ed è finita la parte in cui voi dovete muovervi. Perché poi qua sotto c'è tutta la parte di monitorazione, tutta la parte di monitoraggio, scusate, di monitoring. Quindi vedete il profitto che ho fatto ogni singolo giorno. Come vedete, ieri ho mandato 100 euro e quindi siamo aumentati a 700. E vedete ogni giorno il rendimento che vi crea. Ok, col piano a basso rischio, col piano a medio rischio, come mi ha diviso Iskay. Io non posso non mettere soldi nel piano a basso rischio, ok? Perché per attivare il piano a medio rischio devo avere al massimo quello a basso rischio. Qui ci sono i rendimenti, ok? Come vedete adesso è al 7,6%, anche se io l'ho impostato al 10,8%, perché deve ancora finire il mese, quindi giorno dopo giorno aumenta questa percentuale. Come vedete, per esempio, qua mi pare io l'avevo impostato al 10%, ma non c'è arrivato. Quindi a volte non arriva alla percentuale che voi impostate, ok? Vedete, qua era salito a 9,4, poi qua è tornato giù a 9,1. Quindi vuol dire che i rendimenti, cioè, sembrano reali quasi, come se non sempre i prestiti che fanno vadano a buon fine. Poi, qual è la cosa figa di Quantloop? Che vi ripagano l'inflazione, ok? I soldi che voi depositate, se anche voi li mettete tutti nel basso rischio al minimo, loro comunque vi ripagano l'inflazione, cioè il valore che perde il deposito che voi avete versato su Quantloop, vi danno una percentuale in base all'inflazione che c'è stata in Italia, quindi 0,3%, e vi ridanno i soldi, vedete? La mia perdita sul mese scorso è stata di 43 centesimi, loro quindi mi hanno pagato 43 centesimi per compensare la perdita dovuta all'inflazione. Tanta roba, ragazzi. Vi ricordo che se vi iscrivete col link in descrizione, in teoria prendete 5 euro di bonus sul primo versamento che fate. E niente, signori. Cioè, come vedete, io è da un bel po' che la uso, adesso vi dico esattamente quando ho iniziato. Novembre 2021. Io ho iniziato a investire con Quantloop nel novembre 2021 e sono ancora qua. E la piattaforma funziona ancora bene se voi guardate le recensioni. Eccola qua, 72 recensioni a 4,5. Se voi le leggete, sembrano buone, ok, cioè sembrano vere e non comprate. E quelle in cui, no, quelle che non sono buone, tipo da 2 stelle, facciamo, o da 1 stella, vedete, c'è sempre la risposta di Quantloop, quindi sono sul pezzo, rispondono sempre. E varia la risposta, non è sempre la stessa. Quindi sembra ci stiano sul pezzo. Poi la cosa che a me fa storcere un po' il naso è che sui social pubblicano poco, ok, pubblicano una volta al mese. Il recap del mese com'è andato. Che vabbè, ok, solo che c'erano dei cambiamenti che erano stati proposti e di cui avevano anche parlato loro, che poi non si sono mai visti da quanto ne so. Però comunque ho visto anche dei reclami, in teoria hanno avuto problemi, per esempio Consob Greca mi pare abbia detto che non erano regolamentati, ma loro hanno risposto dicendo guarda che siamo regolamentati in Estonia, che è dove operiamo. Quindi in teoria tutto a posto. E io mi sto trovando bene. Se volete provarla, provate, magari con pochi soldi all'inizio. Vi ricordo ancora una volta che non sono consulente finanziario. E quindi, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!